Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Io sono Cora Clarissa, sono una TikToker. Questo è il mio profilo, se volete darci un'occhiata. Voglio fare questo video per annunciarvi pubblicamente che voglio far cambiare rotta al mio canale YouTube. Perché? Allora, magari non ve ne frega nulla, però sento di dover fare questo video per tenervi aggiornati passo passo su quello che mi passa per la testa. Allora, YouTube è una piattaforma che mi piace molto. Io guardo sicuramente almeno un video al giorno, solitamente la mattina quando faccio colazione, e mi piacciono anche le piattaforme come TikTok, Instagram con contenuti più brevi, però mi piacciono anche molto quelle con contenuti più lunghi come YouTube, appunto. Detto questo, avevo aperto il mio canale tempo fa, però forse non avevo in quel momento ben chiaro che direzione fargli prendere. Poi l'ho abbandonato per un lungo periodo perché mi sono concentrata, come sapete, o se non lo sapete, ve lo dico ora, mi sono concentrata molto sul mio profilo TikTok che sta crescendo bene, devo dire, quindi grazie a tutti quelli che mi supportano e quindi l'avevo un po' abbandonato, ora l'ho ripreso. Allora, c'è stato un momento iniziale in cui pensavo di voler parlare solo di viaggi, essendo che ho vissuto 5 anni e mezzo a Pechino, poi ho fatto anche qualche altro viaggio, scambio culturale tramite la scuola, e quindi pensavo di voler parlare solo di viaggi nel mio profilo YouTube, delle mie esperienze, eccetera. Poi c'è stato un momento quando recentemente ho ripreso in mano il canale dove ho pensato, ma forse potrebbe essere utile per le persone che io racconti come sono riuscita a crescere su TikTok, visto che è una piattaforma emergente, magari è utile anche per gli altri. Però a un certo punto mi rendo conto che quello che mi appassiona veramente è un po' quello che è la categoria lifestyle, cioè nel senso i modi di vivere delle persone, le storie delle persone, i punti di vista delle persone, come queste persone raccontano la loro storia, raccontano le difficoltà che hanno incontrato, come le hanno superate, ma magari raccontano anche delle esperienze che hanno fatto. Quindi molto incentrato sulla loro vita e su come, sulla loro visione del mondo. Ecco, questi canali, questi tipi di contenuti mi appassionano tantissimo perché in qualche modo mi riesco ad ispirare a loro, perché trovo molto interessante vedere le storie o come trascorrono o organizzano la propria giornata persone che magari hanno raggiunto l'obiettivo che volevano, fanno il lavoro dei loro sogni, cioè le trovo molto motivanti e di ispirazione. E lì ho iniziato a pensare, cavolo, ma come a me appassiona tantissimo questa cosa, ci saranno anche altre persone a cui appassionano, no? E quindi ho iniziato a pensare che è inutile che io crei contenuti su cose tecniche, ad esempio, su come crescere su TikTok o cose del genere. Ma non perché non siano utili, sono utilissimi io stessa, ho visto video del genere di altre persone e mi sono state super utili, ma probabilmente non sono una cosa che totalmente mi appartiene e mi appassiona, di conseguenza non penso neanche che mi riesca così bene. Trovo, in base anche a quello che vedo dai miei contenuti su TikTok, che mi riesca molto meglio appunto argomenti che rientrano diciamo nel lifestyle o nell'entertainment, quindi anche aneddoti divertenti, esperienze che ho avuto, quindi raccontare da vari punti di vista quello che mi succede, che mi è successo nella mia vita. Ora, siccome il mio obiettivo, come forse sapete se mi seguite da un po', è di diventare influencer e content creator, nel senso che già creo contenuti, ma intendo di farlo proprio come lavoro. Mi piacerebbe riuscire a vivere con i miei canali vari. Questo è il mio obiettivo. E quindi ho deciso di far diventare questo canale YouTube, dove posso caricare video un po' più lunghi, una specie di diario di bordo, versione video, chiaramente, dove vi faccio vedere passo passo il percorso che sto intraprendendo. Quindi, cosa faccio per raggiungere quell'obiettivo? Non lo so, come trascorrono le mie giornate, i momenti no, perché tutti ce li abbiamo, quindi i momenti no, di crisi, i momenti belli, i traguardi che raggiungo, piccoli, perché ovviamente una cosa che ho imparato è che non bisogna festeggiare solo quando, ok, ho raggiunto quel lavoro, allora è il momento di festeggiare, bisogna festeggiare anche i piccoli passaggi, cioè riesco a raggiungere, che ne so, 100 iscritti su YouTube, dico una cosa a caso. È un piccolo passo perché poi da 100 arriveranno i 200, eccetera, eccetera. Quindi ogni piccolo passo va festeggiato e voglio documentarlo perché magari penso che ci siano altre persone come me che vogliono addentrarsi in questo mondo e come tutti i lavori non è mai facile quando parti da zero e quindi magari possono prendere degli spunti.
Ci sono veramente tantissime persone nel web a cui io mi ispiro e che mi hanno veramente ispirato, mi hanno trasmesso dei contenuti di valore che mi hanno aiutato e che mi hanno stimolato a non mollare, ad insistere, eccetera. Ecco, vorrei riuscire a trasmettere anche solo a una persona questa cosa, cioè vorrei magari con la mia storia riuscire anch'io ad ispirare qualcuno, perché io penso che ogni storia di ognuno di noi valga la pena di essere raccontata, perché tutte le storie hanno qualcosa da insegnare a qualcun altro. Allora, questo annuncio che questo sarà il primo video di una lunga serie, cercherò di fare anche dei vlog, eccetera. Questo sarà il primo video di una lunga serie dove vi porterò con me nel mio percorso, in inglese lo chiamerebbero journey. E vi farò vedere passo passo tutto quello che farò per raggiungere quell'obiettivo, perché io penso di potercela fare, ma non perché io mi voglio credere chissà chi, ma penso che tutti quanti noi, se ci poniamo un obiettivo e studiamo un piano, ce la possiamo fare, perché c'è quella frase che adoro che dice che se puoi sognarlo, puoi farlo. E c'è l'altra frase che dice, mi piacciono le citazioni se non si fosse capito, c'è l'altra frase che dice, tutto sembra impossibile finché non lo fai. Ed è vero, cioè quando tu ti metti a fare le cose, quando tu dimostri di essere coraggioso, perché io penso che il coraggio sia molto importante, ci vuole coraggio per essere noi stessi, ci vuole coraggio per seguire i propri sogni, ma quando la vita vede che sei coraggioso e che ti stai mettendo in gioco, in qualche modo ricambia. Io se un anno fa mi avrebbero detto che ora, oggi, che è il, così documentiamo, 9 settembre ore 13 e 12, che sto registrando. Se mi avessero detto un anno fa che oggi mi sarei ritrovata a fare video tutti i giorni, quindi ogni giorno davanti alla videocamera, che avrei avuto una community su TikTok di più di 100.000 persone, su Instagram di più di 5.000 e su YouTube, che l'ho ripreso in mano da poco, siamo già in più di 600, io non ci avrei mai creduto. Ed è veramente vero che quando ti impegni e sei costante, i risultati arrivano. Quindi io penso che se mi impegno e seguo quello che è me stessa, quello che è il mio sogno, ce la posso fare. E niente, detto questo, io mi impegno e tutto quanto, però ringrazio anche voi perché se non ci foste stati voi a sostenermi, a commentare, a mettere like, a mandarmi un sacco di messaggi di amore, veramente, ogni giorno. Tutto questo non sarebbe stato possibile perché ci vuole l'impegno, ma ci vuole anche un riscontro dal pubblico. Quindi grazie, vi devo veramente tutto. E spero vi piaccia questa idea e vi porterò con me e niente, vi farò vedere quello che sarà il mio percorso e spero di trasmettervi qualcosa di positivo o che riusciate a ispirarvi in qualche modo. So che molti che mi seguono sono molto giovani, quindi non dico che tutti vogliano entrare nel mondo digitale o in questo lavoro, però vedere che comunque tutte le persone hanno una storia, attraversano dei momenti sì e no, eccetera, penso sia utile a tutti. Quindi spero che vi piaccia questa idea e come sempre pubblicherò un video ogni giovedì. Questa è stata un'eccezione in cui ho pubblicato due video nella stessa settimana, ma dovevo dirvi questa cosa. E niente, iscrivetevi se avete voglia, lasciate un like e se avete voglia ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Se a me piace molto come idea e mi sento che è proprio una cosa che devo seguire, voglio proprio documentare abbastanza in tempo reale tutte le varie cose che succedono. E spero vi piaccia l'idea, ditemi nei commenti cosa ne pensate e niente, vi mando un bacio.